Eccoci qua, allora buonasera amici, l'aggiornamento che vi dovevo è arrivato prima della mattinata di domani, perché come vedete in questo momento è stata riaperta la l'Ariana, siamo a Brevio in stazione Cazzanore, senso unico alternato come potete vedere, poi tra poco metteranno anche il semaforo, al momento ci sono gli agenti della polizia locale. Da una parte e dall'altra, questi sono quelli di Como che stanno regolando il passaggio delle auto, queste sono quelle che scendono verso Como e queste sono quelle che invece stanno aspettando, e sono davvero tante, di tornare a casa dopo una lunga attesa, quasi 3 ore qualcuno ci ha detto prima, un'attesa che la strada venisse liberata, e la strada è stata liberata in questo momento, come vedete c'è la polizia locale che sta facendo passare, sono le prime moto che stanno passando in questo momento, le auto, senso unico alternato, come detto, per il momento regolato proprio dagli agenti della polizia locale, vedete, è una presa diretta che vi conferma dunque, come potete vedere, che la strada è stata riaperta, quindi molti ci chiedevano conto per domani mattina. Ecco bene, allora lo diciamo a chi ci sta guardando, che abitano sul lago, sono veramente tanti, la strada è già stata riaperta, poi più tardi sarà collocato anche il semaforo, quindi ci sarà il senso unico regolato dal semaforo, per il momento è proprio manuale la polizia locale che sta facendo transitare, come vedete gli automobilisti fermi sono tanti, vedete una lunga colonna, gente che è rimasta bloccata dallo smottamento avvenuto dopo le 17:30, insomma, ecco, ha bloccato tutto e loro sono rimasti qui fermi, quindi più di 3 ore quasi per molti di loro, però la notizia positiva per la circolazione e per la viabilità è che adesso quindi l'Ariana, come potete vedere in questo preciso momento, è stata riaperta con il senso unico alternato. Perché ovviamente senso unico alternato? Perché i lavori di messa in sicurezza della frana che è caduta non sono ancora completati, verranno completati domani nel corso della giornata. E quindi niente, ecco, in questo momento, come avete visto, la strada è stata riaperta. Una notizia importante che riguarda ovviamente sì chi abita a Brevio, visto che qua è la situazione di appunto di Cazzanore, ma anche coloro che abitano sul lago. E quindi in tempo reale Fabrizio e tutti gli altri vi abbiamo ancora una volta portato le informazioni che sono molto importanti, perché in questo caso ovviamente riguardano migliaia di persone, molti erano bloccati. Ecco, adesso sappiate che da questo momento l'Ariana, come vedete, è stata riaperta, si deve procedere molto a rilento, ma la strada non è più bloccata, quindi anche per domattina chi si deve spostare, ecco, questa è l'informazione importante, si transiterà qui con il semaforo, con il senso unico alternato. Direi che è tutto, questo era l'aggiornamento che vi dovevo, grazie, vedete ci sono gli agenti della polizia locale che per il momento manualmente fanno passare le auto, poi più tardi nel corso della serata e della notte sarà posizionato il semaforo, ma come vedete la notizia positiva è questa, il transito delle auto, e quindi il disagio di oggi è stato già superato, l'ennesimo disagio direi di Brevio, che dopo poche settimane si è ritrovato ancora con il fango e con i detriti. È tutto, grazie per averci seguito, l'aggiornamento è questo, quindi si transita sulla l'Ariana, sia pure a senso unico alternato. Grazie a voi per averci seguito, cari amici, care amiche, Cristina e compagnia, tutti quelli che sono con noi in questo momento, Raffaella, Cristina, Marco, Sandra, Fabrizio, Loredana. Ecco, bene, la notizia è finalmente positiva. Grazie e buonanotte.